Ciao da Alex! Lo sappiamo che per via della crisi della produzione di prodotti elettronici molti stanno aspettando ad assemblare o aggiornare il proprio PC da gaming. Ma per chi sta cercando di farsi un'idea su componenti da acquistare prima o poi, oggi vi parlo del processore Intel Core i9-12900KF. Questo processore, lanciato nel corso del 2021, ha al suo interno 16 core. 8 core sono dedicati alle performance, i restanti sono dedicati a funzioni più specifiche di ottimizzazione. Essendo unlocked, può essere utilizzata fin da subito la modalità Turbo, gestita dalla tecnologia Turbo Boost Max 3.0, che fa raggiungere al vostro processore una velocità di 5,2 GHz. La frequenza base del Performance Core è di 3,2 GHz e raggiunge i 5,10 GHz in modalità Turbo. Invece per gli Efficient Core, la frequenza base è di 2,4 GHz, raggiungendo i 3,9 GHz sempre nella modalità Turbo. La cache interna è una Intel Smart Cache da 30 MB. Questo processore può gestire un massimo di 128 GB di memoria RAM DDR4 e DDR5, con una larghezza di banda massima da 76,8 GB al secondo. La potenza di base del processore è di 125 W, che però quasi raddoppia a 241 W al massimo delle prestazioni. Fate quindi attenzione alla potenza del vostro alimentatore. L'Intel Core i9-12900KF presenta quasi tutte le caratteristiche del suo fratello Intel Core i9-12900K, tranne per un unico punto che potrebbe essere fondamentale per alcuni di voi, soprattutto in questo periodo. Infatti il processore che abbiamo qui oggi è privo di una scheda video Intel integrata. Un dettaglio che dobbiamo tenere in considerazione, dato che in questi ultimi mesi è difficile recuperare la scheda video che vorremmo per le nostre build. Questo problema invece non si pone se avete solamente la necessità di cambiare il vostro processore. In quel caso vi consigliamo di dare un'occhiata all'Intel Core i9-12900KF e agli altri ultimi processori Intel Core i9 che potete trovare naturalmente su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando, supportate il nostro lavoro mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale. Se il video vi è piaciuto lasciateci anche un commento. Ciao e alla prossima!